Allora, il video con la fotocamera digitale è partito. Niente, quella che vedete là in fondo è la mia macchina, la Fiat Uno, ecco, la targa è naturalmente nascosta. Allora, devo salutare Selena, Andy, Biscotta, Harry la dà, non nel senso che la dà, non lo so, spero che la dà. Comunque Harry la dà, tutti gli amici di Silvia Mie, Gnè Gnè di Torino. Sono dei ragazzi adolescenti, ventenni, ecco, e mi hanno contattato per fare dei saluti che ci tenevano tanto e insomma, no, insomma hanno delle simpatie per me e sono dei miei fans. Ecco. Poi volevo salutare anche un mio amico che si chiama Urbano Collasso, è un compositore musicale. 2 anni più grande di me, è un laziale, nel senso che abita nella regione Lazio, esattamente a Frascati, in provincia di Roma. Ciao Urbà, mi raccomando, grazie della musica che mi hai composto. Poi a Serena, Serena della provincia di Udine. Serena, ascolta, mettiti bene in testa che il mio cielo è di mia proprietà. Io a te non te lo darò mai, perché ti sei comportata male con me, hai capito? Avevi promesso che dovevi fare la babysitter per una settimana qui in provincia di Lecce, che ti davano 1500 euro. Mi hai preso per il culo. Va bene, tu, va bene, il mio contatto Skype lo conoscono tutti, quindi ci siamo scambiati anche i numeri telefonici, io ho il tuo numero telefonico, tu hai il mio numero telefonico, però sono rimasto male. Quindi il mio uccello a te io non te lo do, non te lo do, mettiti l'anima in pace che non te lo do, anche perché io sono sicuro che tu qui in provincia di Lecce tu non ci metti mai e poi mai piede. Quindi proprio anche se tu verrai, io non te lo faccio toccare il mio uccello, hai capito? Non te lo faccio perché non te lo meriti, non te lo sei guadagnato, non te lo sei guadagnato, non te lo faccio neanche fotografare il mio uccello, va bene? E poi un'altra cosa, a tutti quelli che non mi hanno ricaricato la PayPal, ma lasciamo stare perché proprio vi siete dimostrati di una tale vergogna che proprio c'è da mettersi le mani nei capelli. Ma a tutti quelli che non mi hanno ricaricato la PayPal, e a tutti quelli che non mi hanno offerto un lavoro, e a tutte quelle troie che non mi hanno offerto la propria vagina affascinante che io cercavo, 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 ma vi siete rifiutati di darmela, io a questo punto cosa vi devo dire? Alla faccia vostra, vi faccio una pisciata in diretta. La pisciata? La vedete? Ecco qua, me la meritate la pisciata, me la proprio meritate. Qui la pisciata che vi ho fatto, questo vi meritate, questo è proprio il regalo da parte mia di augurio di buon anno. Nonostante che io vi abbia cercato il lavoro, la vagina e la ricarica della pelle, questa è la pisciata, questo è la mia reliquia, è il mio regalo da parte mia, ok? Ecco, perciò, scassatemi i coglioni, e poi ho capito un'altra cosa, che voi, brutte troie che non siete altre, mi contattate dal centro o dal nord Italia proprio
proprio perché vi sentite più sicure, proprio perché vi sentite lontane dal luogo di residenza, perché io abito in provincia di Lecce, allora diciamo, tanto io sono lontano da dove abita Giuseppe, allora chiamiamolo. Se io fossi dalle sue parti, allora non lo contatterei. Allora io la vagina, quando la vedo? Quando vado dalla russa a pagare 40-50 euro? Ah, così funziona la cosa. E quando me la date gratis? Quando me la date gratis? Quando venite, prendete il treno, vi fate 12-10 ore di treno e me la date gratuitamente? Tanto io vi ospito, ho sempre detto che vi ospito, non potete stare un mese, ma voi proprio non ve ne frega un cazzo, non ve ne frega. E perciò il mio regalo è la pisciata. Il mio regalo è la pisciata, va bene? E poi a tutti quelli che mi vogliono morto, mi vogliono vedere morto, staccatevi a sto cazzo, avete capito bene? Staccatevi a sto cazzo. Perciò il mio augurio di buon anno, il mio augurio di primo anno è che vi venga un tumore alla vagina, che vi venga un tumore alla vagina e all'uccello, che vi venga un tumore alla vagina e che vi venga un tumore all'uccello. Ecco, va bene? Io ve lo auguro di cuore, ve lo auguro di cuore, che vi venga un tumore all'uccello e alla vagina, va bene? Perché mi avete rotto i coglioni. Non mi avete rotto, e poi tutti i commenti negativi, addirittura l'altro giorno ho letto un commento che mi diceva: la soluzione ai tuoi problemi è la morte. Col cazzo, figlio di puttana, col cazzo, non mi ricordo chi tu sia, ma io col cazzo che io te la metto nel culo, te la metto, va bene? Io te la metto nel culo, anzi nel culo di tua sorella te la metto, va bene? Oggi è primo gennaio, eh? Oggi è primo gennaio e io te la sbatto nel culo, te la sbatto, a te e a tutte quelle che non me l'hanno data. Lasciamo stare il fatto che non mi avete ricaricato la PayPal. Vergogna. Perciò questa è la pisciata. Leccate. Qui questa è una reliquia, eh? Menti malate. Vaffanculo.